I lavoratori della Tercop ancora in manifestazione sotto il comune di Teramo. Le Achille, ieri una riunione dove praticamente non si è detto nulla di concreto e si profila lo spettro della cassa integrazione, ma forse neanche quella. No, infatti ieri l'unica cosa che si è detto è che ormai il sindaco e l'amministrazione non può ritornare indietro sulle decisioni prese dal dirigente e quindi si sta cercando di vedere i vari ammortizzatori sociali che sono pure problematici perché la Tercop rischia di chiudere, quindi pure la stessa cassa integrazione è a rischio, come sarebbe a rischio pure lo stesso indennità di disoccupazione e quindi un disastro generale. Su cui ancora stiamo chiedendoci il perché. Come si è arrivati a questo? Allora, in questi anni ci sono stati tanti abusi perché le gare andavano fatte quando alla giusta scadenza, però tutto questo ovviamente ha danneggiato la Tercop, non l'ha favorita. Noi siamo stati costretti a lavorare per dei provvedimenti, per degli abusi d'ufficio che noi dimostreremo praticamente sotto costo, praticamente nonostante l'amministrazione comunale precedente indicava ai dirigenti di aumentare gli stalli, a noi praticamente sono stati ridotti e siamo stati costretti a lavorare sotto costo per ben 6 anni, fino all'indebitamento. E adesso, quando praticamente questa amministrazione dà mandato agli stessi dirigenti di preparare una gara, questi che fanno, invece di fare la gara, praticamente sospendono il servizio. Cioè quello che non hanno fatto in 6 anni, che avrebbero dovuto fare o una gara oppure sospendere il servizio, lo stanno facendo adesso che la Tercop è indebitata e questo lo porterebbe alla chiusura e finalmente riuscirebbe a buttare fuori questa cooperativa sociale dal mercato dei parcheggi e qualcuno potrà finalmente fare facili profitti dall'arrivo dei parcometri a Teramo. Noi ovviamente cercheremo di evitare questo perché Farete delle manifestazioni eclatanti, avete in mente, ovviamente non vi fermerete qui, anche perché oggi non c'è la politica qui. La politica in questi anni alla quale ci siamo rivolti per farci dare una difesa, una mano di fronte alle angherie amministrative, perché questo noi li definiamo, praticamente quello che è successo a noi, sì, a parole praticamente tutti hanno espresso la loro solidarietà, però poi alla fine praticamente oggi come vedete non siamo soli, ci si stanno accusando da interventi diciamo, veramente tristi da parte di deputati che potrebbero occuparsi veramente di cose molto più serie, tipo Berardini che addirittura ci ha fatto passare in Parlamento come una cooperativa di raccomandati, quando invece lui sa bene che siamo stati una cooperativa discriminata, e fino ovviamente al resto della politica. Oggi è passata l'idea che la Tercop è stata favorita praticamente illegittimamente e quindi si sospende il servizio. E siccome la verità è tutta l'opposta e la Tercop è stata danneggiata, a questo punto gli esposti li faremo noi, alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti, e